Un saluto da Incivile Urbano e welcome back da Tarta 4. Siamo ancora su Neon, sì, che sì, ci ha dato tante soddisfazioni ultimamente. Oggi lo intraprendiamo così con più voglia, almeno da parte mia. Però intanto, prima di iniziare, leggerei qualche commento al volo. Ma certamente, certamente. Iniziamo subito da SG Southern Gamer. Yes. L'unico non mi piace al video è stato messo dall'ultimo boss del livello. Ha rosicato troppo per l'esito dello scontro. E mi sembra giusto. Grazie Southern Grazie. Gamer. Siete grandi, ma il top è Incivile. Beh, si sapeva. Grazie Alessandro Coppolini. Grazie Alessandro. Nati i nomi Tarta 4 in Civile Urbano, ce lo chiede Antonio Natale, anche due mi piace. Ma come nascono così tutti i nomi? Tutti, un po' capa di cazzo. Sì, in effetti è pure un nickname che almeno per quanto mi riguarda c'ho dalla notte dei tempi. Ma anche io sono sempre stato Tarta. È da casaccio, completamente a casaccio, non c'è nessuna spiegazione filosofica. No, forse sul mio, mio c'è, però è... in Ninja Turtle. No, assolutamente non è quello, non è relativo a quello, è relativo a ma poi ce cosa. Lo spiegherai, faremo un una giorno, puntata un dedicata giorno, sì. Solo a questo. Adesso no. Faremo una puntata dedicata solo a questo. Bene, a spiegare come sono nati Nick. Sì. No, tu non stai bene. Con quei pochi secondi di Dark Souls 2 mi avete fatto scendere una lacrimuccia. Steffa. Sto medesimandomi nella lettura di questo messaggio molto toccante. Vabbè, manco fosse Giancarlo Giannini. Lo so che faccio voltare lo schermo. Spero tornerete presto a giocarci, nonostante i tanti titoli in programma. Team Identità Forever. Grazie Gio Domino. Grazie mille. Ciao, voi avete capito come funzionano i punti prestigio? Vi seguo sempre, grandi. Camion Frigo. Grandissimo Nick, pollice super, Camion Frigo. Sì, sì, i punti prestigio. Come funzionano, Tarta? No, semplicemente funzionano così. Tu ogni tanto riceverai dei titoli nel gioco perché hai ammazzato tot persone con la spada, hai usato tot magie, hai sfracellato 15 crani. Sì. E questo livellare, in questo modo... ti dà la possibilità di aumentare i punti prestigio, della tua reputazione. Quei punti prestigio servono a darti dei bonus aggiuntivi, tipo più vita, più fortuna, più ammerita, tutte queste belle cose. Va bene. Qua. Comunque, grazie, Camion Frigo. Camion Frigo, Nick, fantastico. Ragazzi, siete fantastici. Vi seguo dai tempi di Dark Souls 2. Io non me la sento di scegliere di fare solo uno di voi, quindi forza Team Identità. Grazie. Thank you. Comunque, una run con l'arco su DS3 io la vorrei vedere, anche perché non è così impossibile da fare. Io l'ho fatta in NG+, quindi è fattibile. New Game Plus, quindi sì. È fattibile. Sì, è fattibilissima. Chi è il nostro amico, perdonami? Il nostro amico è Soul Master. Sì, Soul Master, non è affatto impossibile farla. C'è da dire una cosa però, senza sminuire il tuo lavoro, in New Game Plus è più semplice approcciarvi, perché quando tu finisci il gioco hai già un quantitativo di frecce necessario, di abilità, di punti abilità necessarie, di livelli. Per essere di livelli necessari per essere quantomeno incisivo. Ma all'inizio, quando tu ti danno l'archetto da pezzente e tre frecce, ti devi fare il primo boss senza toccarlo con la spada, non è proprio semplicissimo, perché non puoi buttare le frecce a vosimo. Esatto. Ecco, se no finisci e poi devi cominciare. Perfetto. Quindi, però, perfetto, grande. Ci grazie, sta, Soul Master. Applauso per te. Ci scrive Ge, diminutivo di Gegero. Ge, Dark Souls, lacrima virile, dei bei ricordi che scende. Siete i miei youtuber preferiti. Grazie, Ge. Grazie, Ge. Grazie mille. Robotica, tu non fai paria. Robotica, ma ferro. Splatter Beam Project, un giorno fa. Yes. Incivile, mi fai morire dalle risate, grazie Splat. Complimentoni ragazzi, la vostra simpatia è un toccasana per ogni male. Siete una panacea. Vi seguo da Dark Souls 2 e grazie a te, Tarta, sono riuscita a recuperare l'armatura di Havel.
Team bene, Incivile. Bene, va bene. Grazie, Splatter. Un altro tuo fan che ti scrive. Io sì, lo sicuro. A Claire Sky scrive: grandi ragazzi, pollice in su anche prima di vedere tutto il video, ormai siete certezza, vi meritate tanti altri iscritti, siete unici. Grazie, grazie mille Claire. Team Confusi. Sì, che poi se penso che sia un gioco di parole per dire Clear Sky, vabbè. Sì, penso, tant'è. So. Bel nick comunque, ce lo spiegherà, faremo una puntata. Va bene ragazzi, possiamo un attimo cominciare la missione? Sì, secondo me già sto andando proprio a fare in culo da un mezz'ora. Missione un po' particolare perché ci troviamo nel mezzo di un campo di battaglia dove ci sono due eserciti che si scontrano e noi dobbiamo far fuori due boss in questa missione. In questa missione due? Sì, bene, due signori. E c'è un po' di casotto da fare prima perché ci sono tutte le trincee scavate nella melma. Iniziamo a perlustrare. E bisogna aprire portoni, portelle, far fuori dei cannoni perché sennò ci sparano addosso. E intanto, vabbè, perlustriamo. Intanto non c'è nessuno però. No, c'è qualcuno, però non è che sono un po' radi. Ho capito, è un po' sparsi. Qua questi si stanno cagando sotto, vedi, perché c'è qualcuno in questa trincea che vuole fargli il culo quadrilatero. Bene. Signori, siamo a vedere, perlustriamo. Intanto dobbiamo andare a prendere un Kodama che stava dall'altra parte, ma io non mi ricordo per dove si va, forse dove qua dietro. Intanto ho cambiato anche l'armatura, ragazzi, avete capito, avete notato? Infatti, c'ho le tutta corna. Rossa. Tutta rossa. Ma sembra quella iniziale che ti regala il gioco, ma in realtà non è. Questa è quella del demone rosso, sì, che è uno dei personaggi che abbiamo anche affrontato e picchiato durante il corso delle nostre battaglie. E quali sono le caratteristiche? Sono buone. Buone. È la meglio armatura in circolazione. Ha un buon livello di protezione ed è anche abbastanza leggera per permetterti la sfelenziamento. Sì, sfelenziamento. Ho capito. Ok. Ragazzi, comunque io sono triste perché a me nessuno come mi mai? Vuole bene. Ma chi è? Io sono il primo che ti vuole bene. Vabbè, ma te io ti soprattutto schifo. Soprattutto quando perdi. Ma quello è il problema. Quindi, no, scherzo, ragazzi. Mi fa troppo piacere che ci scrivete, che ci commentate e che anche ci insultate quando ce n'è bisogno. Quindi sempre. Che parli al plurale. Sì, mi insultano. Vabbè, ma io faccio sempre perché poi uno può essere parte di un gruppo. Vabbè, insultate pure un po' me, ragazzi. Un pochino anche a me, dai. Ma dove puzzi? A me non me ne sbatte al cazzo, sinceramente. Bello chiaro. Vabbè, comunque, tondo. Questo posto pieno di gente, sì. Non ci sembra proprio sta cosa. No, ti ho detto che dobbiamo detto. Trovare. Eccolo qua, un altro. Ma pure vicino lui. No, quello era un amico. Amico si stavano cagando sotto perché qui c'è il pecoro. Che loro dovrebbero entrare a picchiarlo, ma si cagano in mano. E chi andai a picchiarlo, ovviamente. Tutti noi. Aspettano noi. Questo, e tra noi. L'altro, nel filmato iniziale era quello che si era un po' trasformato nel che è giusto per fare un po' di continuum. Giusto per spiegare un po' di storia. Mo si è trasformato in bestia, ma è proprio scemo. È scemo? Lo reputi un cretino. Ma è proprio inutile. Ha un bel vestito, però. E se lo chiama in Colon. Va bene, allora picchiamolo e vediamo. E ti vola pure. Di andare avanti. Sì, sospeso nell'aereo e ti parla. Ti prepara a quello che sarà l'incontro. Cortesia. Alza le braccia, le spade. C'è un po' tutta la scella. C'è un po' la scella commossa. Sì, tutta sta coreografia per prendere i buffi poi. Sì. Ok ragazzi, eccolo qua. Ci si para qua. Davanti, rallentamento. Rallentamento, ragazzi, eccolo qua. Lui diventa la moviola. Sì, la moviola la di moviola se stesso. E noi, sì, di se stesso. E noi invece bene, ne approfittiamo. Gli diamo, proprio, gli diamo la prima metà è andata via di energia. Sì. Ma anche la seconda. Adesso aspetta, adesso si velocizza e noi subito. Ma prima che si velocizzi, sì. Mo si è attivato, si sta certo. Vabbè. Che vuoi dire? No, dimmi. Eccolo, tu. No, io niente, io per me sono soddisfatto. Sì, contento. Ma tra l'altro hai cambiato spirito guardiano. Sì, ha messo uno spirito guardiano infuocato perché questo. Il set che c'ho addosso, appunto questo qua del demone rosso, potenzia. È compatibile proprio con lo spirito. Potenzia l'attacco. Li vendono insieme, un pacchetto completo. Sì, armatura più spirito. Sì, salmeria qui a fianco. Ho capito. Vabbè, piccolo filmato. Questa è un'altra fatina che se ne va? Penso. Credo. Vediamo cosa succede.
un po' di filmato. Che poi alla fine questi spiriti guardiani, ragazzi, sì, danno dei bonus aggiuntivi e soprattutto l'arma vivente, però non è che, voglio dire, non è che proprio... l'arma vivente. L'arma vivente, sì, perché l'arma vivente ti rende immune ai danni e ti fa dare più mazzate. Questo è sempre in mezzo. Questo sta a rompere. Ritornano proprio... alcuni prima o poi dei dovremo affrontare. Sì, ritornano alcuni più new entry. Questo tizio lo dobbiamo picchiare, il chiattone, sì, vedi? Quello con la lancia. Sì. Quello in piedi. Quello che sta consigliando a questo tizio, a quest'altro tizio, di arrendersi. Di arrendersi, ho capito. Sarà un prossimo nemico da abbattere quello. Sì, il proprio l'ultimo, l'ultimo boss della questione qua. Quindi c'è anche spolliciato tu, spoilerato. Vabbè, ma cioè è evidente, vede, no? Proprio, quello mo va, guarda va, che fa. Va. Ah, si capisce già da qui. Lui gli consiglia di arrendersi, però intanto va a fare, va a compiere il suo dovere di buon soldato, no? Di soldato leale, sta cosa non la capirò mai dei giapponesi. Sì. Comunque va bene. Cioè, o meglio, la lealtà si capisce, però, voglio dire. Eccolo qua, bella fotografia. Lui sul pezzo della montagna, si atteggia molto. C'ha proprio l'aria di chi dice: il mio esercito è il più potente della terra. Non che io sono il più potente della terra. Del ti manda il leone addosso. Sì. Che poi questo non voglio sbagliare, non vorrei sbagliare, ma è quello là che abbiamo incontrato proprio all'inizio sulle scale. Col leone dietro, ti ricordi? Ah, sì, mi ricordo. È quello proprio. Dovrebbe chissà, essere lui. Dovrebbe, speriamo. Vabbè. Intanto qua che abbiamo trovato, faccio un po' con Sì, hai trovato delle cose viola. Sì, però niente all'altezza. No, non mi piace. Troppi compromessi, quindi no, ma poi non mi piace guidare la lancia proprio. Ah, la lancia non ti piace guidare, non c'è la patente. Non c'ho la patente. Questo è buono. Sì. Tu sei più per la katana, per la katarra. Eh sì, ormai quello è il mio stile di combattimento, quindi non vedo perché cambiare. A una mano. Sì, poi c'è katana. Quella a due mani. No, la katana è a due mani. Poi c'è lo stile, intendevo. Sì. C'è lo stile a una mano, lo stile a due mani che scegli all'inizio, no? No, non ho capito sta cosa. Scusami, che stai dicendo? Cosa vuoi insinuare nel gioco? Sto dicendo all'inizio. C'è uno stile a una mano, non c'è niente a una mano. Ma forse vuoi dire impugnatura bassa, impugnatura media, no, impugnatura alta? No, non voglio dire impugnatura. All'inizio, quando ti fa scegliere il gioco. Cioè sì, una in una mano e una in un'altra, due mani. Una in culo e una in mano. Due mani, io penso che tu impugni l'arma, tutte le armi si impugnano a due mani in questo gioco. Quindi una arma per mano, ecco, sì. Siamo chiari, questo doveva dire in civile, ragazzi. Pensavo, traduco io per chi giustamente non conosce il carucci. Va bene. Qua abbiamo ricongiunto un po' la zona, siamo all'inizio del santuario, questo è il santuario iniziale. Sì. Sì, saliamo pure un po' di livello perché 235 mela ammrita, non mi sembra il caso di portarceli dietro così, anche perché ci troviamo, ci troveremo in uno scontro incrociato e non voglio dire che potremmo rifonderci, ma speriamo. Potrebbe succedere, quindi speriamo. Aumentiamo almeno un po'. Speriamo, okay, speriamo. Mettiamo l'energia e ci vediamo fiamo. Cosa succede. Cambiamo sto spirito guardiano intanto perché già lo cambiamo lo spirito è fuoco guardiano. È buono, però a me il toro, raga, purtroppo il toro ha preso sempre per le corna e a me piace di più perché il fatto che mi faccia recuperare la vita con l'assorbimento degli Amrita, sei proprio affezionato al toro, ma è troppo importante perché non ti fa consumare gli elisir, anche se c'è un po' di vita, di energia tolta, di barra di HP tolti, li recuperi prendendo Amrita. E quindi di che stiamo parlando? Molto bene, proseguiamo. Va bene. Allora, qua ci siamo venuti, sì. O ci hanno mandati? No, ci siamo venuti. Bene. Diciamo qua dobbiamo mandati. Scendere in questo fiumiciattolo, prenderci un po' di cose e scendere giù nel fiume? Yes, perché c'è un sacco di affaretti di roba da prendere. Ho capito, quindi seguiamo il corso del fiume. Bene, questi sempre gli stessi, sempre, stanno pure qua, fino alla fine. Tra l'altro il fuoco è buono, perché il fuoco quando glielo schiatti in faccia, li brucia e quindi quando restano con poca energia si consumano da soli. E non gli devi manco, disturbare per a dargli il colpo di grazia. Ok, siamo behind the enemy lines, quindi siamo dietro la loro trincea, lo picchiamo. Pecchiamoli! Sì. Okay. Un front sterco. E qui dietro ci sarà sicuramente qualcosa. Entriamo prima dentro. Qua prendiamoci la lampadina. Questa è la zona del casino, secondo me. Ci siamo quasi. Perché qua
Prendiamoci il neon. Cominciano a esserci un po' di gente varia. Qui dietro? Sì, ecco, c'è qua. Qualcuno che ti spara da lassù, questo tizio. Che potremmo eliminarlo subito con l'arco. No, ma così però non dobbiamo va bene, stare attenti. Non va bene, dobbiamo stare al riparo. Sì. Ecco, diamoci adesso lontano, si può ragionare. Tanto però anche lui ragiona da lontano. Ragiona anche lui da lontano e non... Ecco, adesso si è calmato, Adesso la nostra super freccia arriverà lì giusto nella ciocca. Eccolo là. E lui morirà. Perfetto. Questo. Ah, no, ancora vivo? Ancora no, ancora vivo. C'ha la ciocca più dura. Sì. Vedi, è un bel po' dura. Oh, questo è tosto, testa tosta, testa dura. Ma forse erano più di uno. Erano più di uno? No, perché uno mi ha dato pure... Ho visto pure che mi dava gli ammariti. Ok, adesso sì, è andato. Può darsi. Vabbè. Mai dire mai. Mai dire banzai. Cioè, qui c'è uno che spara al di là, distratto perché sta facendo la guerra. Sì. E noi ne approfittiamo. Anche questo, vedete? Cioè, qua ce ne sono Ce ne sono tanti. Uno si è accorto, però, il capo bandiera. Il capo stipite. Il capo bandiera. In effetti, questo è quello che porta la bandiera. Sì, sì, è lui proprio. C'è anche questo. Il messaggero. Oh, quello... calma. Sì. Okay. Vabbè, schiantelliamo tutti. Lui sembra essere un po' più abile, però usa la lancia veramente da quello schifo. Quello porta la bandiera, giusto? Sì, porta la bandiera, sì. Deve essere dirigere, più, dirigere la, un po' più preparato l'esercito, ecco. Questo, sì. Questa tomba è inutile combatterla. È inutile combattere, qui proseguiamo e consideriamo una tombicina, ma non lo facciamo. No, e non sono tutto, non sono non ce ne frega. Sì, sì. Questo parte bene. Un altro capo bandiera che sa gestire bene il suo piccolo esercito. Sì. E vedete, ancora si buttano, signori, il capobandiera, forse il capobandiera vuole restare nei libri di storia. Vuole essere ricordato nei libri di storia di Neon. Okay, e vediamo il doppio attacco, il portabandiere approfitta, ha iniziato bene, però adesso resta a guardare il portabandiera. Ecco, attacca però il portabandiera, attacca, non è così deficiente come tutti ci aspettavamo. E si avvia verso di noi, capobandiera grande. Diciamo che un è stato bravo. È stato bravo. Ha fatto la sua parte. Ti ha fatto consumare quei due elisir. Due, tre elisir. È buono. Ok. Prendiamoci un po' di neon. Un po' di neon? Sì, ormai sono neon. Questa tomba non c'è male. Sì. Però aspetta, c'è uno che sta venendo da lontano, quindi è un secondo. Un secondo. E poi vedo la tomba. Perché non riesce? È targhetta, dai, mannaggia. Niente, non si targhetta. Siamo stati lì a targhettare ore ed ore senza risultati. Lampadena. Ok. E adesso possiamo combatterci questa bella tomba fulviola. Ce la combattiamo. E sono tutte interessanti quelle la fulviola, hai capito? Sì. Yes. Perché ti danno tutti i pezzi viola. Non tutti, sì, quelli che ti danno potrebbero essere parte del set di armatura che loro indossano. Sì. Ok, questo già sta per la strada. Questo sta lo per facciamo la fuori. Che mi ha dato? Ti ha dato un pantalone, un paio di scarpe, un paio di guanti. Questa com'è? No, questa è pazza. Ok. Folla. Prendiamo il neon. Qua chi c'è? Qui c'è un capo bandiera. Sì, sì. Capo bandiera apparentemente bello, distratto. Si avvia un altro sulla fascia, signori, più un terzo da lontano che sparacchia, ci costringe a sua volta ad arretrare. Possibilmente quanto più all'inizio, l'altare, proprio con la testa nell'altare. Iniziamo a palleggiare. Fuori uno. Bene. Il capo bandiera veloce. Sì, il capo bandiera è ancora lì. E c'è anche il frecciarolo da lontano. Quello è il problema. Adesso inizia a sparare, però se tu ti muovi agilmente, purtroppo quello spara lento. Una freccia ogni tanto. Non è sparalento, sono sparalento. Sparamento, sparavento. Okay, schiviamo questa merda. Picchiamolo. Ce lo siamo portati proprio nel punto giusto. Comunque è un po'. È un po' oscillante la cosa qua. Sì, sì, qui ci sono un po', ti ripeto, inizio a notare un po' più di preparazione da parte dei nostri nemici. Qua c'è uno che qui spara, mi ha rotto le palle. Ci spara, vabbè, questo da solo ovviamente non vale manco un centesimo. Ok, qua si dovrebbe scendere forse dall'altro lato, perché là dall'altro c'è il santuario. Qua lanciano proprio bombe. Questi sono cannoli, Cannoli proprio alla siciliana. Sì, buoni allora. Mamma mia. Allora, mo dobbiamo solo andare da questa parte. Cos'è? Un altro portabandiera? Sì, un altro portabandiera. Ma noi lo evitiamo solo, proprio, quasi deridendolo, no, ma lui ci segue. No, ci segue. No, potremmo buttarlo giù, andiamo pure noi giù. Vabbè, tanto qui non è che si cade chissà dove, non siamo su uno strapiombo. I portabandiera sono preparati comunque.
C'hanno parecchia vita sti portabandiera, sì, diceva. Oltre ad essere anche preparati, sì, cioè sono più, ma quella, hanno più esperienza. Ma il discorso di essere preparati dipende sempre dalla vita che uno ha, perché se quelli se non vanno giù danno proprio l'idea, certo, di preparazione, perché possono, lo so, fare più mosse. Però sono anche capaci di contrattaccare, certo, un pochino, un minimo, rispetto un agli minimo, altri, questo minimo, sì. Quindi quello più quello li rende proprio portabandiera, non a caso stanno lì a fare quel mestiere. Che cazzo di spadata alle spalle, signori. Mamma, grande il nostro amico samurai. Ce n'è un altro dietro, signori. Qui c'è, qua c'è un casino. Qui c'è un casino, signori. C'è anche il portabandiera. Io voglio fare una raccolta firme per abolire questa arma vivente. Cioè, che avete capito che è successo? Se capite niente, è uscito il toro e basta. È rimasto solo il portabandiera, pure fatto fuori, è rimasto uno normale. No, un altro portabandiera. Ah, un altro portabandiera, pezzo a bandiera. Vabbè, niente, signori, a noi veramente quest'arma vivente. Ciazzuani! Ci sta proprio sul marasma. Bello, bello, beh, tutto molto bello, come direbbe il nostro commentatore televisivo preferito, sì, Bruno Pizzullo. Vabbè, siamo all'altare, okay, signori. Adesso respawneranno tutti. Questi mo respawnano. Non, certo, saliamo di livello di perché non abbiamo i soldi. Esatto. Siamo un po' pezzenti. Siamo usciti senza. Allora, questo liquidi, da qua sopra, quello da lì, secco, sì, e comunque ne era uno alla fine. Vedi, se è quello stesso di prima, ci eravamo increppati, se fossero uno di increppati, questo dorme direttamente. Schiattiamo la testa, questo sono due. Buono, però, che dico che voi non dovete reagire, però. No, dovrebbero reagire tutti così, ma già dall'inizio dovevano reagire così. Vedi, pure lui si tuffa. Mi piace, ragazzo, tu portabandiera. Eccolo, si è svegliato. E arriva pure lui verso di noi, il portabandiera si difende, ragazzi, bene, e manda avanti l'esercito. Stiamo un po' esagerando con questi tocchettini. E giriamo, iniziamo a ballare, facciamo via fuori, l'abbiamo fatto apposta proprio per farci sbarazzarci prima del samuraino, sì, di Sakurambetto, e il portabandiera, sì, vabbè, il portabandiera, per quanto risulti difficile, preparato lui, però da solo sappiamo che piano piano sfraschiamo tutto. Sì. Va bene, belli agguatucci in questa zona. Dovrebbero essere tutti così, mo. Anche me l'ho scordato. Ancora adesso, non ti fermare, addosso, veloce così. Bravo, ancora così. Torna indietro, difenditi adesso, non cadere come un pappa. Molle. Vieni. Okay. Un pappagallera. Va bene, signori, con un po' di tifo questi mob sembrano voler reagire. Possiamo pure sparare. Sparare anche il cannone, anche il cannone, sai, verso, sì, dove? C'è, ma tutto, non lo so, infuocato, c'è verso tutto il mondo. Vabbè, lo sfizio, giusto, sì, di usare il cannuolo. Ne spara anche un altro, ma c'è qualcuno, sono automatici questi cannuoli? No, sono. Ecco, c'è qualcuno, infatti, c'è qualcuno chinato lì. Ma io mo se colpisco la il barele, qui, sì, succede tutta una cosa, sì, sì, una catena, sì, 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 cannone, che palla e Cristiano. Sì, benissimo. Okay. Ok, è ancora un po' frastornato perché lo scoppio del barile a questo povero lo samurai, scoppio ritardato. Un po'. Poi si è trovato te addosso e testa, succede, yes, all'inferno. Cazzo, ancora tutti insieme, tutti insieme. Io ho pure l'arma infuocata, quindi automaticamente il fuoco succede questo, esplode, sì, del barile. Deve stare attento. Prendiamoci la cascetta qui. Ah, no, ce n'è ancora un altro. Sì. Fammi menare prima questo, no? Su non c'è nessuno. Apriamo la cassa pancreatite. Un po' di roba. Viola, blu, giallo. Qua, verde, queste tombe fanno tutte schifo, ragazzi. Non fanno c'è una tomba decente ultimamente. Tu sei proprio in cemento delle tombe. Le tombe viole, ragazzi, lasciano la roba, eh. Le tombe, sì. Sono le tombe, sono carine. Io da queste parti mi sa che ho visto un Kodama prima, però non mi ricordo dove sta. Dove? Da queste parti. Ok, andiamo. Quindi a se illustrare. Ci riusciamo che lo becchiamo durante il nostro cammino, bene, se no. Signori, bella zona, mi ti è piace? Piaciuta. Sì, non è qua successo nulla di che, però è assaporato il, no, pericolo, almeno. Sì. Si è assaporato un po', sia tu che noi allo stadio. Ma mi sa che ci siamo. Ci siamo dove? Dal boss? Boss. Già? Il boss. Ah, eccolo. Finalmente siamo arrivati dal tizio iniziale, che come vedete è molto agile.
veloce. E anche pecoro. E ammazza tutti, tutti, sia i nemici che, quelli gli amici del suo esercito. Sì. Chiunque. Chiappa verde e secco. Dunque, straniero, veniamo a noi. Ok. Eccomi qua. Io mi chiamo... Azzuccio. Tu? Io mi chiamo... Tatatastasi. Va bene. E siamo pronti. Ok. Questo c'ha una bellissima lancia. Questo è anche leone, un bel potere dietro la nuca. Dietro i denti. Benissimo, ragazzi, si parte. Si parte. Prima... Oh, non c'è dato il tempo di usarlo. Calma. L'hai preso nel colon. Di nuovo, pum. Ecco adesso, qua. Rallenta. Adesso è rallentato. Bene, adesso veniamo un poco, passiamo un po' allo stupro di gruppo. Una bella non si può guardare proprio. Non ok, si rallentiamo guardare. Pure un altro poco, dai. Sì. Così gli diamo più soddisfazione. Sì, ecco, ecco qua. Vai. Via. Tutto dietro i denim. Tutto dietro i denim. Che poi dietro i denim. Madonna, eccoci. La licenza, non era ancora campionato. Pure lui usa sì. Il potere. E subito se n'è andato il suo leone. Perché noi dura no, mezz'ora? Però vedi che è bianca. È ah, lui gli ha dato questa proprietà. È diventato giallastro sì. Come il piscio, sì, sì. Ho capito. Vabbè, un altro rallentamento. Sì. Bene, mamma mia, proprio. Bella mossa. Bravo ragazzo. Bravo ragazzo, però almeno per scenicamente stato... rallentato così. Vabbè. Non me la sento proprio. Di darti ragione. Cioè, già sta quell'energia. Dove c'è? C'è un altro rallentamento. Altri tre. Mamma mia. Vi ricordate all'inizio mi diceva, dai, io poi i rallentamenti. Ma li ho sviluppati. Si voleva difendere, no? Quelli sono okay. Contati. Si voleva giustificare. Ma l'ho fatto apposta. Ho fatto una build su cui, fondata su questo modo di giocare qua. Ma uno certo. Deve fare qualcosa nel gioco. Non è che posso stare qua a pigliare le mazzate per il tuo capito, gusto personale. Questo che vuoi, un'altra volta. Cioè, che lo mettono a fare i boss a questo. Ecco in queste condizioni. Secondo me i boss non dovrebbero rallentarsi. Non dovrebbero essere. Campioni del mondo! Vabbè. Va bene. Abbiamo finito, ragazzi. Questa era la questione. Risolta. Risolto tutto. Magari non avrò esplorato tutta la mappa, questo lo devo riconoscere, credo, però vabbè. Non è che ci stava tutto sto gran ben din dio. Din din. Cioè, beh, il filmato finale più filmato strafinale, sì. Più filmato finalissimo, leone. Sì, che ha fatto sto leone? Vorrei solo capire. Voi leone, però, che coraggio se esci dalla giacca di quello. Con quale coraggio? Però il leone in mano a noi, secondo me diventa. In mano a noi è logico, perché noi ci mettiamo leone, un po' di rallentamento. Leone rallentamento. Però ci regala una bella lancia non ci piace. Ce la schiaffiamo sana. Vabbè, apprezza almeno il gesto. Poi quella lancia la buttiamo più avanti. Non ci facciamo vedere. Pare che no? Si aggiunga. Fa fuori? No, gli dà un potere. Lui ha detto: se mi offri 300 corpi, 300-400 corpi di tutti i soldati suoi, può far resuscitare. Ah, lui fa resuscitare tutti? Lui fa un incantesimo potente per farlo vincere e fa uscire un pecorarone. Guarda lì. Cazzo. Raga, questo è un bel pecorone. Ma vorrei capire la grandezza. Eccolo, grande, molto grande. Vedi?
ha creato questo incantesimo di rianimazione di pecore. Questo pure secondo me è più avanti. Ah, questo l'abbiamo acchiappato proprio. Ma subito, come è finita la missione. Però proprio prossimamente su questi teleschermi. C'entra nei teleschermi. È abbastanza. Speriamo entri nei teleschermi questo mondo. Va bene, signori. Io finita la puntata. Finito. Un see you later e un abbraccio da Tarta 4 e in civile urbano. Ciao.